Un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Teletruria di Valtiberina in forma dalla concessionaria Cardelli di Città di Castello, che ringraziamo ovviamente per l'ospitalità, per la puntata numero 18 della terza stagione di Valtiberina Calcio, la trasmissione prodotta e realizzata dalla redazione di Valtiberina in forma, che va in onda lunedì sera 22:40 circa su Teletruria, subito dopo Block Notice e in replica nei giorni successivi, e dal martedì per tutta la settimana nella web TV di Valtiberina in forma. Come sempre approfondiremo tutto quello che è successo nel weekend in riferimento alle squadre del nostro territorio, partendo dalla Lega Pro ed arrivando fino alla terza categoria. Accanto a me un saluto come sempre ad Alessio Romanelli Buonasera a tutti. e poi un gradito ospite, un ritorno dopo che era stato con noi anche nella scorsa stagione. Si tratta di Cristiano Galletti, allenatore della Pietralunghese. Buonasera a tutti. Ciao Cristiano, intanto la tua Pietralunghese sta facendo molto bene in questo periodo, poi ne parleremo ovviamente in maniera più approfondita nel blocco che riguarda la promozione Umbra Girone A. Adesso però Alessio, cominciamo come sempre dall'Arezzo e dalla 26esima giornata della Lega Pro Girone A. Purtroppo è arrivata una sconfitta dolorosa per la formazione Amaranto, che ha perso 3-1 sul campo delle Piacenza in seguito alla doppietta firmata da Presente al gol di Musetti, inutile per la formazione di Sottili, invece la rete del solito Moscardelli. Da segnalare che nel Piacenza ha anche fallito un calcio di rigore. Prestazione deludente nel complesso per l'Arezzo, che ha incassato il primo gol del 2017, è andata KO dopo 6 risultati utili consecutivi, un punto nelle ultime 2 gare dopo il pareggio contro la Lucchese, e soprattutto adesso 49 punti in classifica. Vero che ha perso anche il Livorno, però non conoscendo i risultati di Alessandria Cremonese, che giocheranno lunedì sera, noi ovviamente registriamo di pomeriggio, possiamo definirlo una battuta d'arresto che fa male anche per la classifica. Sì, sicuramente una sconfitta pesante, anche perché arriva poi dopo quel pareggio interno 0-0 che aveva lasciato anche lì qualche rammarico. Arezzo, che non perdeva addirittura dal 18 dicembre, era imbattuto nel 2017, ovvero dal 2-0 ad Olbia. Per gli Amaranto si tratta del quinto KO stagionale, tutti rimediati in trasferta, dove rimangono 19 i punti raccolti dalla formazione di Mister Sottili: 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte lontano da Arezzo. Come hai già accennato tu, si è interrotta anche l'imbattibilità del portierino Borra, a cui comunque vanno i complimenti, perché anche neutralizzato un calcio di rigore, sta rimpiazzando nel migliore dei modi l'assenza di Benassi, imbattibilità che durava addirittura da 4 gare. Un altro dato è quello che era per la terza volta in stagione in cui l'Arezzo prende più di 2 gol nella stessa partita, è successo solo a Cremona e a Pontedera. Erano 412 minuti di imbattibilità. Ovviamente l'augurio è che l'Arezzo possa riscattarsi fin dal prossimo impegno, che sarà un impegno molto ma molto importante. Classifica quindi, come detto, ancora da delineare, considerando che Alessandria Cremonese giocheranno appunto lunedì sera e noi ancora non conosciamo il risultato. Cremonese che ha quota 47, mentre la capolista Alessandria di punti ne ha 56. Giornataccia per le inseguitrici, perché come detto ha perso l'Arezzo ma ha perso anche il Livorno in 1-0 in casa contro il Gianna Erminio. Sono 49 punti in classifica per queste due squadre. Nel prossimo turno l'Arezzo giocherà in casa contro la Cremonese, big match in programma il 26 febbraio alle ore 20:30. Insomma, sarà una partita che l'Arezzo dovrà assolutamente vincere per provare a riscattarsi. Da seguire anche Alessandria Tutto Cuoio e Renate Livorno. E passiamo invece alla Serie D, Girone G, 24esima giornata, un turno nel complesso positivo per le nostre squadre, considerando i pareggi delle Trestine in casa contro il Flaminia nell'anticipo del sabato, e quello molto importante anche sotto il profilo emotivo del Città di Castello sul campo dell'Aquila. Ma il grande colpo di giornata l'ha realizzato il Vivi Altotevere Sansepolcro, che ha vinto 2-1 sul campo della quotatissima Monterosi, insomma una delle grandi di questo girone. I gol firmati da Massai e da Bortolussi, anche un rigore fallito da Mortaro. Ma insomma adesso è una grande vittoria, la seconda consecutiva, soprattutto l'ottava nelle ultime 10 partite, considerando soltanto i KO con Avezzano e Nuorese, e c'è l'ottavo posto in classifica a quota 40, una salvezza praticamente archiviata a meno 6 dai playoff. Sì, assolutamente. E per rendersi un po' conto di quanto vale questa vittoria, c'è un dato che mi ha colpito: il Monterosi in casa va perso una sola volta in stagione, e quindi questo insomma ci fa rendere conto che questa è stata una vera e propria impresa da parte del Sansepolcro. 12° successo stagionale per la formazione di Mister Schenardi, il quarto in trasferta. Sono 15 punti raccolti lontano dal Buitoni, con appunto 4 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte.
è stata anche una sorta di rivincita della gara di andata, che finì con un passivo pesante, addirittura 5-0 in favore del Monterosi al Buitoni per Mattia Bortolussi, che continua questa sua grande stagione di crescita, il nono centro stagionale. E possiamo dire che settimana scorsa, proprio con Sauro Giorni, dicevamo che Esatto. mancava il colpo in trasferta. È un gran colpo, è arrivato Cristiano, perché questa è una vittoria di quelle che fanno rumore e scalpore, che confermano il grandissimo campionato del Sassuolo. Sì, indubbiamente ha vinto una partita molto importante per quanto riguarda lo spirito, per a livello psicologico, perché imporsi contro una squadra del rango del Monterosi comunque dà fiducia per il prosieguo, comunque da vedere comunque che le ultime partite il Sansepur che ne ha annellato una serie di risultati molto positivi che l'hanno portata, come dicevi, a pochi punti dalla zona playoff. Ecco, ma ti aspettavi che fosse già praticamente salva a 10 giornate dal termine? Beh, indubbiamente, visto l'inizio che ha avuto, magari era non immaginabile magari una posizione del genere a questo punto del campionato. Però, magari conoscendo anche l'intelaiatura del Sansepur, con la bravura di Mister Schenardi e comunque l'importanza della società Sansepolcro, logicamente hanno avuto un'escalation in questa parte del campionato che era comunque conferma della bontà delle scelte fatte inizio campionato. È una bella soddisfazione per la società, per lo staff tecnico, direi anche per Sauro Giorni e Alessio Scarcelli, che insomma questa squadra l'hanno costruita. Adesso vediamo invece i due pareggi a reti inviolate, perché quello del Trestina sicuramente può essere un po' un'occasione persa per, diciamo così, consolidare ulteriormente la classifica, che comunque vede 29 punti e 6 lunghezze di margine sui playout, mentre è straordinario quanto fatto dal Città di Castello sul campo di una grande di questo campionato che è l'Aquila, questo 0-0 con Fiorucci, che ha detto: noi non molliamo nonostante tutte le difficoltà, e oggi l'abbiamo dimostrato ancora una volta. Sì, veramente una dimostrazione di grande compattezza e insomma Fiorucci ha dimostrato che quello che diceva nell'intervista settimana scorsa, quando insomma la situazione era veramente critica, di non mollare, lo sta dimostrando sul campo con questo gruppo di ragazzi. Ho sentito anche la sua intervista nel post gara, ha detto: finalmente i ragazzi hanno avuto il premio che si meritano, perché sappiamo che non è stata una settimana facile anche a livello poi proprio di allenamenti. E il secondo risultato utile consecutivo dopo l'1-1 interno contro il Latte Dolce, l'ottavo pareggio stagionale, il quinto ottenuto lontano dalla Città di Castello, sono 5 punti raccolti in trasferta, ancora nessuna vittoria, 5 pareggi ed 8 sconfitte. Il dato che mi ha lasciato perplesso qua era che l'Aquila in casa aveva sempre trovato almeno un gol, e il Città di Castello è stato quindi in grado di fermare la forte formazione. Giusta considerazione quella di adesso. Cristiano, una domanda prima su Città di Castello e poi una anche sul Trestina. Hai provato mai a metterti nei difficili panni in questo momento di Silvano Fiorucci per capire, no, quello che stanno facendo questi ragazzi tutti giovani con un timoniere comunque di grande esperienza come Silvano? Beh, indubbiamente la situazione è molto delicata, ma non da adesso, perché da inizio stagione che comunque ci sono state delle situazioni un po' dubbie. Quindi secondo me il risultato come quello di domenica dà una fiducia molto grande sia nel mister che nella squadra, nei giocatori, perché pareggiare contro una squadra come l'Aquila, nonostante i vari problemi che si erano acuiti anche durante la settimana, dà dimostrazione comunque che i ragazzi di Città del Castello stanno lottando non solo a parole ma anche nei fatti. Sono 14 punti in classifica, c'è l'ultimo posto insomma assieme al Foligno, a meno uno dalla Torres, ma a prescindere da come andrà questa stagione, credo che il gruppo della squadra e il mister meritino comunque i più sinceri complimenti. Mentre per il Trestina i punti sono 29, c'è un periodo un po' di flessione, soprattutto in zona gol. Sì, beh, indubbiamente questo 2017 non è iniziato nel migliore dei modi per il Trestina, ma secondo me questo qui è un momento transitorio, perché i valori nella squadra del Trestina ci sono, e in qualunque ruolo, in qualunque zona del campo ha dei giocatori importanti per questa categoria, e momentaneamente magari si sta soffrendo sotto porta, però secondo me con il lavoro che stanno facendo quotidianamente con Mister Zampagna è un discorso che verrà superato in maniera tranquilla. La situazione è, comunque, nonostante le ultime partite un po' balbettanti, al momento è tranquilla, ma logicamente non è che devono mollare niente, perché
le situazioni possono cambiare. L'importante è comunque seguire i consigli del mister e sicuramente anche i risultati pieni arriveranno nel più breve tempo possibile. Breve, assolutamente, ricordavamo i punti sono 29, insomma c'è uno più 6 rispetto ai play-out. La capolista Rieti ha vinto 2-1 in casa con la Torres e si è portata a quota 52 salendo a più 4 sull'Arzachena, sconfitta 1-0 sul campo dell'Ostia. Terzo posto a quota 47 per il Monterosi, quarta piazza a quota 46 per l'Aquila e per l'Alba Longa che ha vinto 1-0 contro il Santeodoro. In coda Latte Dolce 23, Santeodoro 20, Muravera 17, Torres 15, Città di Castello e Foligno 14. Nel prossimo turno ci sarà l'attesissimo derby tra Sansepolcro e Trestina, da seguire anche Città di Castello Monterosi, poi ovviamente Arzachena Rieti, Alba Longa Muravera, Torres L'Aquila e Lanusei contro Ostia. Noi possiamo fermarci per questo primo blocco, poi ovviamente ripartiremo con le due eccellenze e poi a scendere tutte le altre categorie. Allora, bentornati in studio, approfondiamo subito quello che riguarda l'eccellenza partendo dal girone B della Toscana, 22esima giornata con la Baldaccio Bruni Anghiari che ha vinto 3-1 in casa contro il Signa grazie ai gol di Andreoli, Quadroni e Rosati che hanno reso inutile il momentaneo pari di Marrani. Successo nel complesso meritato per la squadra di Benedetti che ha incassato gol dopo 458 minuti ma lo ha ritrovato dopo 297 di digiuno ed ha soprattutto conquistato una vittoria che mancava da tre turni considerando gli 0-0 consecutivi nelle ultime tre partite. È l'ottavo risultato utile per la formazione biancoverde che è imbattuta nel 2017, resta adesso il quinto posto, però sono 34 i punti e si è soltanto a meno 2 dal secondo. Partiamo anche da questi numeri per poi analizzare la partita che tu hai visto ieri al Severo Zanchi. Ma sì, sicuramente una vittoria che ci voleva e che però è stata anche una vittoria meritata sul campo. Diciamo che nel primo tempo, dopo aver trovato il gol del vantaggio e dopo aver subito quello del pareggio, la Baldaccio ha un po' subito poi il gioco del Signa che ha tenuto in mano il pallino del gioco. Poi però la Baldaccio è entrata in campo con un altro spirito ed è riuscita più volte a rendersi pericolosa ed ha trovato poi i due gol che hanno deciso la partita. È la quarta vittoria casalinga, la nona in stagione, ma andiamo ad ascoltare l'analisi del dopo partita proprio al microfono di Alessio Romanelli, dei due tecnici Andrea Benedetti e Roberto Castorina. Andrea Benedetti, allenatore della Baldaccio Bruni, mister, oggi una bella vittoria, un tuo commento a questa gara? Sì, un risultato importante perché dopo una serie di pareggi dove c'era diciamo il fatto positivo di comunque non aver mai concesso niente, oggi è arrivata una vittoria che ci dà la possibilità di rimanere in una posizione di classifica importante. Non era facile perché incontravamo una buona squadra, una squadra che per parte del primo tempo ci ha messo in difficoltà perché dopo il vantaggio dell'1-0 ci siamo un po' abbassati, abbiamo un po' mollato la presa e ci hanno creato qualche difficoltà. Poi siamo stati bravi il secondo tempo a rimetterci a posto e a vincerla meritatamente. Importante mister anche l'aver ritrovato un gol che mancava da più di un mese. Sì sì, infatti importante quello, comunque venivamo da un periodo dove non concedavamo ma non riuscivamo nemmeno ad essere incisivi, ad essere concreti nella finalizzazione. Oggi ci siamo ritrovati sotto questo aspetto, è importante ora dare continuità, è importante subito concentrarci sulla partita di mercoledì, che partita importante, partita difficile contro una squadra molto ben attrezzata, però ci prepareremo già da domani, e sappiamo che è difficile ma andremo a giocarcela al massimo delle nostre possibilità. Ecco. Tornando ad oggi, mister, una vittoria importante anche perché allunga la striscia positiva, adesso sono 8 risultati utili consecutivi. Sì, sì, era importante quello, è importante esserci sbloccati davanti perché ultimamente, anche se comunque le occasioni le creavamo, però non riuscivamo a finalizzare. Abbiamo avuto solo quel momento di difficoltà nel primo tempo dove un po' abbiamo subito, dove abbiamo concesso quel gol, dove eravamo un attimo messi male, però siamo stati bravi a riprenderci, a rimetterci a posto con le distanze. E poi il secondo tempo penso che è stata una vittoria meritata, non abbiamo concesso più niente ed eravamo sempre pericolosi quando ripartivamo.
a prescindere di quello che sarà l'obiettivo, noi dobbiamo fare punti comunque, perché facendo punti ci permette di mantenere una posizione di classifica interessante e anche di mantenere un certo vantaggio sulle posizioni pericolose. Ecco, quindi noi dobbiamo vivere la giornata come abbiamo sempre fatto e cercare di dare continuità dei risultati. Siamo con mister Castorina, allenatore del Signa. Mister, oggi è arrivata una sconfitta sul campo della Baldaccio, diciamo un buon primo tempo del Signa, poi però nel secondo cosa è successo? Ma è stata una partita, secondo me, poi alla fine giocata anche abbastanza bene per tutti e due i tempi. Primo tempo buon, primo tempo con un paio di occasioni da entrambe le parti, quindi piuttosto equilibrato. Siamo partiti prima abbastanza bene subito, abbiamo preso anche, mi sembra, 4-5 calci d'angolo di fila, tenevamo bene il campo, poi sicuramente l'episodio dell'autogol, insomma, ha cambiato il volto della partita. Lì siamo ci siamo un attimino abbassati, non siamo riusciti poi a ricamare quello che potevamo fare, insomma, in fase offensiva. Però nel complesso l'aspetto caratteriale della squadra è stato positivo. Mister, la terza sconfitta consecutiva, un periodo non troppo facile, cosa bisogna fare? Ma ricette non ce n'è, nel senso che si prende la terza sconfitta consecutiva, si valuta negli errori fatti, ci teniamo le cose di buono che abbiamo fatto, che non sono poche, e prepariamo la prossima partita con il Porta Romana di domenica. E allora complimenti alla Baldaccio, la capolista Montevarchi ha battuto 1-0 in casa la se stessa, salita a quota 48 ed è in pratica chiuso il campionato portando a 12 le lunghezze di vantaggio sulla prima delle inseguitrici, che non è più il Grassina ma è il Labucinese, che ha quota 36, che ha proprio superato il Grassina battendolo 1-0 in campionato nell'ultimo turno. Al terzo posto con i fiorentini c'è lo Zenit Audax, che è salita a quota 35 come il Grassina dopo il successo conquistato con la Sinalunghese. Baldaccio quinta a quota 34, come detto, a meno 2 dal secondo posto. Castiglionese e Valdarno hanno pareggiato con Chiusi e la Strigiana, salendo rispettivamente a quota 29 e a quota 25. Foiano e Sansovino hanno perso in casa contro Porta Romana e Fortis Juventus, restando ultima a quota 14 e penultima a quota 20. Nel prossimo turno Baldaccio sul campo della Castiglionese, poi la Strigiana Montevarchi, se stesse Bucinese, Grassina Valdarno, Sansovino Sinalunghese e Zenit Audax Foiano. Prima però c'è un grande appuntamento per la Baldaccio, che mercoledì 22 febbraio alle ore 14:30 giocherà a Romeo Neri di Rimini la gara di andata del primo turno della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Un grande appuntamento, Alessio, credo che anche dai nostri microfoni possa giungere l'in bocca al lupo alla Baldaccio, che rappresenta non solo Anghiari ma in questo momento anche la Valtiberina e tutta la Toscana. Ma sì, assolutamente un appuntamento storico, credo, per la Baldaccio, quindi assolutamente un grande in bocca al lupo alla formazione di Benedetti, che si è meritata di giocare questa gara, e ora credo che se la possa giocare anche contro il Rimini. Ecco, Cristiano, giocare contro il Rimini in un turno nazionale della Coppa è comunque, credo, un sogno che si realizza a prescindere da come andrà poi. Quello sicuramente, e in più è un grosso stimolo per tutto l'ambiente anghiarese, e è una soddisfazione che penso che dopo il campionato che stanno facendo è un premio, una soddisfazione meritata. Assolutamente sì. Allora, l'in bocca al lupo alla Baldaccio. Noi passiamo all'Eccellenza Umbra, 22esima giornata. Il Lama ha pareggiato 2-2 sul campo del Gualdo Casacastaldo, ottenendo un punto prezioso nella lotta per la salvezza. Di Kribek e Schiattelli i gol per i bianconeri, raggiunti però prima da Caracaci e poi da Dragoni. Riscattato adesso in parte il cappoio domenica scorsa con il Ventinella, quarto risultato utile di fila fuori casa, una vittoria e tre pareggi. Soprattutto c'è quota 24, sest'ultimo posto, ma intanto il Gualdo Casacastaldo è rimasto dietro. Sì, era importante riscattare almeno in parte quel KO interno rimediato domenica scorsa contro il Ventinello, un periodo che rimane abbastanza complicato, con soli 3 punti raccolti nelle ultime 6 partite. Lama che non vince dall'8 gennaio, ovvero dall'1-0 sul campo delle San Sisto. Per la formazione di Bonura si tratta del sesto pareggio stagionale, il quarto fuori casa, dove appunto il Lama ha ottenuto 10 punti frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Purtroppo qua registriamo ancora la terza peggior difesa del campionato con 39 gol subiti. Ecco, prima di coinvolgere anche Cristiano, uno sguardo alla classifica, perché cambia nuovamente la vetta della graduatoria.
l'ex capolista Voluntas Spoleto ha infatti perso 1-0 in casa con il San Sisto ed è rimasto a quota 41, scivolando addirittura al terzo posto. Al comando con 43 punti c'è ora il Villa Biagio, vittorioso 2-0 in casa con il Petrignano, mentre in seconda piazza c'è il Ventinella, salita a quota 42 grazie al 2-0 interno con l'Atletico Orte. A quota 41 con lo Spoleto c'è anche il Bastia, che ha vinto 4-1 con il Massa Martana. In coda Lama 24, Gualdo Casacastalda e Massa Martana 23, Subasio 19, Atletico Orte 18 e Torgiano 7. Cristiano, la classifica resta difficile, però in questi scontri diretti è importante tenere dietro chi è dietro, no? Beh, indubbiamente sì, gli scontri diretti sono importanti per questo motivo qui, specialmente se giochi contro le squadre che sono dietro in classifica. L'importante sarebbe magari vincere, però pareggiarle comunque non è male assolutamente. Il Lama secondo me ha fatto un grande risultato pareggiando a Gualdo, visto anche l'intelligenza che ha il Gualdo e il blasone soprattutto. Ecco, per quello che riguarda invece la lotta per la salvezza, come vedi il nostro Lama, insomma definisco nostro perché noi seguiamo con piacere tutte le squadre del territorio? Indubbiamente, ripeto, ha fatto un grande risultato e ciò dimostra sicuramente che il Lama ha dei valori importanti, perché pareggiare a Villa Biagio, pareggiare con il Gualdo fuori casa indica sicuramente una compattezza del gruppo, nonostante magari le difficoltà che può avere mister Bonura durante la settimana, specialmente nell'ultimo mese, a magari a mettere in campo la squadra. Però ripeto, significa che comunque il gruppo c'è e che la lotterà fino all'ultima giornata. Nel prossimo turno il Lama giocherà in casa contro la Voluntas Spoleto, quindi gara molto molto difficile. Poi Atletico Orte Bastia, Castel del Piano Gualdo Casacastalda, Petrignano Ventinella e San Sisto contro Villa Biagio. Lasciamo l'eccellenza, apriamo quello che riguarda il discorso promozione Umbra, girone A, 22esima giornata, facendo un po' una panoramica, perché l'unica vittoria delle nostre in questo weekend l'ha centrata proprio la pietralunghese, che grazie al gol di Vispi ha battuto a domicilio la San Marco Juventina. Pesante il KO interno per la Madonna del Latte San Secondo contro il Pianello, pareggi per Virtus San Giustino 1-1 in casa con la Pontevecchio, San Lorenzo Lerchi 0-0 sul proprio campo contro l'Ellera e per il Montone 2-2 sul terreno del Casa del Diavolo. Prima di coinvolgere le pietralunghese, adesso facciamo una panoramica. Mi ha sorpreso in negativo purtroppo la sconfitta della Madonna del Latte San Secondo, era uno scontro diretto e la formazione di Burzigotti resta ultima. Sì, sicuramente una sconfitta pesante, Madonna del Latte che è caduta dopo tre risultati utili consecutivi che avevano fatto ben sperare per il proseguo del campionato, è arrivato invece questo undicesimo KO stagionale. Per quanto riguarda anche le altre formazioni del nostro territorio, per la Virtus si tratta del secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria di Agello, il successo in casa manca addirittura dal 15 gennaio, ovvero dall'1-0 contro la San Marco Juventina. Per quanto riguarda il Montone, torna a muovere la classifica la formazione di mister Borgo dopo tre sconfitte consecutive, sesto pareggio stagionale, il secondo fuori casa. Importante anche il punto ottenuto dalle Lerchi nella difficile gara interna contro l'Ellera, il secondo pareggio di fila e il terzo risultato utile consecutivo. E allora i punti della Madonna del Latte San Secondo restano 19, meno 3 proprio dal Pianello e meno 8 della salvezza, quindi inutili purtroppo i gol di Zoi e di Filippini. Per il Montone i sigilli di Grilli e di Manuale, questo importante pareggio che permette al team di Borgo di salire a quota 27 più 1 su playout. I punti della Virtus San Giustino in gol con Bartolo sono 27, anche qua c'è un punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Lerchi è al terzo risultato utile, come diceva Alessio, 22 punti in classifica e penultimo posto assieme al Pianello a meno 5 dalla salvezza. Noi ci fermiamo un attimo, poi nell'ultima parte il focus sulla pietralunghese e le altre categorie. E allora eccoci ritornati, abbiamo detto che l'unica vittoria per la promozione di questo turno l'ha conquistata la pietralunghese ed è una vittoria molto molto importante, 1-0 sul campo della San Marco Juventina. Intanto mister, possiamo dire che è la prima vittoria fuori casa e che un po' l'avevamo anche chiamata noi, no? Quindi sì, certo, è la prima vittoria e ci rende anche più contenti perché era molto che la inseguivamo. Eravamo stati sfortunati in qualche occasione con alcune magari defaillance in fase realizzativa e che non ci avevano permesso di ottenerla prima. Però ieri, anzi, è stata una partita molto difficile in cui la San Marco ci ha messo sotto in alcuni frangenti, abbiamo sofferto sia nel primo che nel secondo tempo, però comunque credo che fondamentalmente sia una vittoria meritata, vista anche le occasioni che abbiamo avuto specialmente nel secondo tempo per chiuderla e che ancora una volta non abbiamo realizzato.
però questa volta ci è andata bene e tutto l'ambiente insomma è orgoglioso insomma, di questa bella vittoria. Ed è un bel periodo perché domenica prima avevi battuto l'Ellera, che è un'altra grande di questo campionato. Sì, anche la partita precedente abbiamo fatto un'altra bella prestazione, ma quello in casa non è una routine, però comunque quest'anno in casa stiamo andando veramente forte e contro l'Ellera abbiamo fatto una partita veramente sopra le righe, perché contro una squadra del genere che ha comunque giocatori importanti non solo per la categoria di promozione ma anche per altre categorie, dà ancora più orgoglio, specialmente per una realtà piccola come la nostra. Ecco, la prima vittoria esterna è arrivata dopo 3 pareggi e 7 sconfitte, quindi come detto da Cristiano giustamente a lungo inseguita. I punti in classifica sono 31, c'è il sesto posto, meno 3 dai playoff, più 5 sui playout. Io vorrei capire anche da te insomma quale può essere l'obiettivo, se si guarda in alto oppure si cerca di distanziare chi sta dietro, perché è una classifica ancora molto molto corta. Certo, indubbiamente la classifica è corta, quindi non ci permette di guardare davanti, ma ancora dovremmo guardare indietro. Dovremmo andare avanti partita per partita. Il nostro prossimo impegno con Casa del Diavolo e dovremo focalizzare solo l'attenzione su questa partita, poi successivamente vedremo, ma l'importante è mantenere i piedi per terra, perché basta poco, come bastano 2 vittorie magari per risollevarti, bastano 2 sconfitte per trovare tutto il gruppone addosso che abbiamo dietro, quindi mantenere la concentrazione d'obbligo. Assolutamente sì. Alessio? Sì, io vorrei tornare un attimo col mister un po' su questa disparità di prestazione tra in casa e fuori, perché in casa sono 25 punti raccolti dalla Pietralunghese in 11 gare, mentre fuori sono 6, sempre in 11 gare. Mi dicevi mister un po' prima a microfoni spenti che c'è anche un po' di mancanza di personalità, anche perché è un gruppo molto giovane. Sì, beh, indubbiamente secondo me la mancanza dei risultati fuori casa è dovuta al fatto che abbiamo molti giocatori, oltre che fuori quota, molto giovani, tolti magari quei 2 o 3 elementi che ci danno un po' più di esperienza, quindi logicamente fuori casa, specialmente nelle prime trasferte del campionato, abbiamo balbettato e comunque le ultime partite che abbiamo disputato fuori da Pietralunga, nonostante che i risultati non venissero, ho notato comunque un netto miglioramento e le ultime partite fuori casa lo dimostrano sicuramente. Assolutamente sì, quindi le prestazioni erano già cresciute insomma anche prima di questa vittoria. Parlavi di gruppo, insomma analizziamo anche un po' questo gruppo di cui parte anche l'amico ovviamente Andrea Brica, che mi dicevi essere uscito con un piccolo, speriamo, insomma problema è che saluto ovviamente Andrea, però che gruppo è questo? Beh, il gruppo è sicuramente unito e viene comunque da uno zoccolo duro, che abbiamo dei ragazzi di Pietralunga che è diversi anni che giocano in questa categoria, erano miei ex compagni che comunque sono rimasti e che comunque danno il marchio di fabbrica pietralunghese. In più abbiamo mantenuto magari la presenza di gente esperta come lo stesso Andrea Bricca, Giovanni Cipolla, che ci danno quel tocco in più, magari che quella malizia in più che servono in queste categorie. In più abbiamo un gruppo ottimo di giovani che sono venuti quest'anno, che ci danno quell'energia che magari gli anni passati mancava, quindi è un gruppo unito che sta bene insieme sia in campo che fuori, quindi sono molto soddisfatto. Ecco, sempre dando uno sguardo un po' ai numeri che a noi ci piace tanto analizzare, insomma i 29 gol fatti vi fanno essere il terzo attacco del campionato, i 26 subiti la 7ª difesa, sei soddisfatto di questi numeri? Ma indubbiamente a livello realizzativo abbastanza soddisfatto, avremmo potuto fare meglio, però comunque soddisfatto, perché indubbiamente 29 gol non sono pochi. In fase difensiva per il numero di gol subiti sicuramente anche qua abbiamo subito alcuni gol evitabili, però fondamentalmente è una squadra che crea abbastanza durante le partite, logicamente qualche volta dobbiamo subire. E comunque nonostante questo la difesa ha retto comunque sempre bene. Ecco, guardiamo anche un po' il campionato, che tipo di campionato è questo, anche a differenza magari di quello dello scorso anno, e quali sono le squadre che tu vedi favorite, considerando che la Trasimeno è in testa insomma, però
Indubbiamente è un campionato un po' particolare, perché ci sono le tre squadre davanti che fanno campionato a parte e si contenderanno fino alla fine la vittoria del campionato. In questo trio di squadre al momento vedo favorita sicuramente la Trasimeno, perché da ieri ha preso un gap di vantaggio sulle altre due inseguitrici, che a questo punto del campionato diventa importante. 4 punti non sono pochi. Mentre per il resto vedo un campionato molto equilibrato, perché nonostante la distanza che hanno le ultime squadre, comunque, come abbiamo visto anche ieri dei risultati, squadre come Pianello, Manone del Latte, Lerchi, sono squadre che comunque vendono cara la pelle e possono sicuramente ottenere dei risultati importanti anche contro squadre tipo Ellera, stesso Ponte Valdicepila, che ha perso a Manone del Latte. Quindi è un campionato molto equilibrato e quindi ci sarà da lottare fino alla fine per anche evitare i play-out e così dicendo. Ecco, proprio in base a questo, qual è la quota che dici ecco ora possiamo stare tranquilli? Voi siete a 31, quanti punti mancano? Insomma, è sempre difficile fare conti di questo tipo, però... Indubbiamente, secondo me, a quota 38 la salvezza dovrebbe essere quasi acquisita. Perché, come dicevo, il campionato è equilibrato, però le squadre che lottano sono molte, quindi gli scontri diretti magari incideranno su questa quota salvezza, che secondo me non dovrebbe superare i 38. Ecco, ultimissima curiosità, domani allenamento con i ragazzi, cosa dice Cristiano Galletti per tenere alta la tensione e cosa serve insomma poi per arrivare alla salvezza, questi 38 punti? Indubbiamente l'unica cosa da dire, come dicevo, è mantenere i piedi per terra, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo e come obiettivo noi abbiamo solo la prossima partita, non bisogna guardare più avanti. Troppo avanti. E allora, fin da ora un in bocca al lupo insomma al mister Cristiano Galletti e alla sua Pietralunghese. Noi adesso diamo anche uno sguardo alla classifica, perché la capolista Trasimeno ha vinto 1-0 in casa con la Pievese, salendo a quota 47, portando a 4 le lunghezze di vantaggio sull'Ellera, fermata appunto dalle Lerchi. Terza piazza, quota 42 per il Ponte Valle Ceppi, che è stato fermato sullo 0-0 dall'Agello. Quarto in graduatoria, a quota 34 c'è appunto il Lagello con il Casa del Diavolo. Nel prossimo turno, oltre a Pietralunghese e Casa del Diavolo, da seguire anche Montone Lerchi, Ponte Valle Ceppi, Virtus San Giustino, Ponte Vecchio, Madonna del Latte, San Secondo, Pianello Trasimeno e Ellera Tavernelle. Prima categoria toscana, girone 21esima giornata, non è bastato il gol del nostro amico Tellini per evitare la sconfitta alla Sulpizia, che ha perso 3-1 sul campo della Fonte Belverde. Sono 26 punti in classifica, meno 3 della salvezza diretta e più 14 sul penultimo posto, ma c'è soprattutto il secondo capo di fila fuori casa. Sì, secondo capo esterno consecutivo dopo quello rimediato sul campo della Fonte Belverde, è la settima sconfitta stagionale, scusate, dell'Atletico Levane, è la settima sconfitta stagionale, la sesta fuori casa per la formazione di mister Guerra. Rimangono soltanto 8 punti raccolti lontano da Pieve Santo Stefano, con 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, e registriamo anche qua la seconda peggior difesa con 34 gol subiti. Sono, come hai già accennato tu, 26 i punti in classifica, meno 3 della salvezza, ma comunque rimane quel margine di 14 punti sul penultimo posto. Lo Spogliano ha perso 1-0 sul campo delle Castiglion Fibocchi ed è rimasto a quota 43, ma si è confermato comunque in vetta con 5 lunghezze di margine rispetto al Bettolle, che ha vinto 1-0 sul campo dell'Arezzo Football Academy. 2-2 lo scontro diretto che si è giocato tra Valdichiana e Poppi, che restano terza e quarta con 36 e 35 punti. Sulpizia nel prossimo turno giocherà in casa con la Bibbianese, che è terz'ultima a quota 15, quindi un grosso in bocca al lupo ai ragazzi di mister Guerra. Da seguire anche Spogliano Torrita, Bettolle Valdichiana e Poppi Levane. Noi come sempre siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia, però dobbiamo ovviamente continuare la nostra panoramica partendo dalla prima categoria Umbra, girone A. Lo faremo in maniera piuttosto sintetica. Turno positivo per le nostre, con le vittorie di Selcinardi, Cerbara e Calzolaro al cospetto rispettivamente di Ripa, Cerqueto e Ponte d'Assi, pareggi di Pierantonio, Tiberis e Montecastelli contro Piccione, Pontevilla e Vis Fossato. Io partirei adesso ovviamente dal Selci, Cenciarelli, Ceccarini e Ceccarelli a decretare questo 2-0 e far volare al primo posto il Selci a quota 43. Sì, seconda vittoria consecutiva per il Selcinardi, la 13
undicesimo e il tredicesimo successo stagionale, il quinto esterno, e sono 18 i punti raccolti dai rossoneri fuori casa, con 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Dando un'occhiata anche alle altre nostre squadre, continuano i bei campionati di Tiberis e Cerbara. Per i primi è arrivato l'ottavo pareggio stagionale, per il Cerbara invece è arrivato il decimo successo in stagione. Entrambi sono portati a quota 35 punti al quinto posto. Tra l'altro, per il Cerbara la quarta gara di fila senza gol subiti, il gol decisivo l'ha fatto Santinelli, mentre quello di Crippa per la Tiberis. Montecastelli ha pareggiato sul campo della Vis Fossato con gol di Gennari, secondo risultato utile consecutivo, 33 punti in classifica. Per quello che riguarda il Calzolaro, la vittoria con il Ponte d'Assi 3-1, doppietta di Gagri e poi gol di Atif, terza vittoria nelle ultime 4 gare, 30 punti in gradatoria. Pierantonio 0-0 sul campo del Piccione, decimo pareggio stagionale, 28 punti in classifica. Selcinardi prima quota 43, Viole seconda quota 41 dopo la vittoria in casa con l'Athletic Bastia e ovviamente con una gara in meno, Piccione terza quota 38, Cerqueto quarto a quota 36. Nel prossimo turno Selci Piccione, Pierantonio Cerbara, Montecastelli Ripa, Cerqueto Tiberis, Athletic Bastia Calzolaro e Atletico Gualdo Viole. Velocissimamente, Cristiano, perché siamo di corsa, ce la può fare il Selci? Ma io penso di sì, sarà una lotta fino all'ultima giornata contro il Viole, ma credo che ha le qualità e i giocatori per lottare e raggiungere l'obiettivo. Allora, in bocca al lupo, ma complimenti anche a Cerbara e Tiberis, come diceva Alessio, Montecastelli, che stanno facendo davvero un bel campionato. Velocissimamente, seconda categoria toscana, Girone L, 21esima giornata, 2 pareggi casalinghi per le nostre, la Capresana 1-1 con la Fulgo e Castelfranco, gol di Gruda, mentre 2-2 per il Palazzo del Pero con il Salutio, Frescucci e col Caco, il gol per la formazione di mister Parri. Come analizziamo questi due pareggi, Alessio? Perché per la classifica la Capresana è penultima, quota 14 con la Fortis, più due appunto sul Salutio ultimo. Per il Palazzo del Pero è il sesto risultato utile consecutivo, 21 punti, però questa poteva essere un'occasione per vincere. Sì, poteva essere un'occasione importante, anche se poi alla fine si è rivelato un pareggio prezioso, perché il Palazzo perdeva fino a pochi minuti dalla fine, poi Frescucci ha trovato la rete del 2-2. Sicuramente prezioso anche il pareggio interno della Capresana ottenuta contro la Fulgo Castelfranco, che è una di quelle formazioni che lotta per le zone alte della classifica. E allora in bocca al lupo ovviamente alle nostre, che possono in questa seconda parte di stagione uscire dalle sabbie mobili o perlomeno conquistare il miglior piazzamento possibile per poi giocarsi la salvezza nei play-out. La capolista Rassina ha pareggiato 1-1 in casa con la Tuscar, salendo a quota 43 e vedendo avvicinarsi il Battifolle, che grazie al successo per 1-0 sul campo del Badiagnano si è portato a meno 2. Terzo posto a quota 38 per l'Ostia, che ha pareggiato 1-1 in casa con il Pievaltoppo. Quarta piazza a quota 35 per il Vaggio Piandiscò e per il Pergine. In coda Badiagnano e Pievaltoppo 27, Palazzo del Pero 21, Tuscar 16, Forte Salezza e Capresana 14, Salutio 12. Nel prossimo turno gare molto importanti, Palazzo del Pero, Vaggio Piandiscò e Salutio Capresana, quindi grande occasione per il team di Lacrimini, da seguire anche Fortis Arezzo Rassina, Pievaltoppo Battifolle, Montemignaio Stia. Seconda categoria Umbra, Girone A, adesso 18esima giornata, nulla di nuovo in vetta alla classifica, perché hanno vinto sia il Montacuto prima quota 43 dopo il successo esterno con il Real Padule e il Promano, che resta secondo a meno 2 dopo il successo conquistato nell'ultimo turno. Sì, Promano che ha battuto 2-1 a domicilio San Biagio Cornetto grazie alle reti di Mearelli e Belcaciac, mentre il Montacuto ha colto la vittoria sul campo del Real Padule anche con lo stesso risultato 2-1, qua decisiva per il Montacuto la doppietta di Ciribilli. Bella la vittoria anche dell'Artiglio Pistrino, 3-1 in casa contro l'US San Giustino per la formazione di casa, appunto doppietta di Biccheri Falaschi, che ha reso inutile la rete degli ospiti di Cecconi. Inaspettato invece il capo dei Tigrotti Mora sul campo della Moranese, 2-1 il risultato finale, non è bastata la rete di Tenaccioli per i Tiberini. Il Val di Perla ha battuto di misura il Carbonesca per 1-0 grazie al gol di Jacobelli, e invece ha perso ancora il Castello Giunti 2-0 contro il Rigali, per una classifica che vede ancora il Montacuto in testa a quota 43 punti, inseguito a 2 lunghezze dal Promano a quota 41. Per quanto riguarda le nostre, Artiglio Pistino che è salito a 28, Tigrotti Mora che si sono fermati a quota 27 punti, Val di Pierle 21, in coda troviamo San Biagio Cornetto 11, San Giustino 9, Castello Giunti a 6 punti. Rapidamente il prossimo turno che vedrà Castello Giunti Moranese, Grifo Sigillo, Artiglio Pistrino, San Biagio Cornetto, Val di Pierle, San Giustino Promane, Tigrotti Mora, Real Padule.
riposerà ovviamente il Monte Acuto, quindi potrebbe essere un'occasione importante per il Promano. Velocissimamente, terza categoria, Arezzo, 17ª giornata, turno di riposo per la Monterchiese Ercolana, che resta ferma a quota 24, possiamo dire quarto posto, quinto posto a meno 4, anzi sesto posto a meno 4 dal quinto. In conclusione facciamo sempre un po' di fatica a mettere insieme questi numeri. Loresse, che resta in testa a quota 44 punti dopo la vittoria per 3-0 in casa contro la Virtus Lignano, più 9 rispetto al Badia Roti, che ha vinto 2-1 sul campo del Pietraia, e sullo Strada, che ha vinto 3-2 sul campo del Valdambra. Nel prossimo turno la Monterchiese Ercolana giocherà in casa con il Pietraia, che di punti da 22, da seguire anche Ottaviano Pazzi Loresse, Badia Roti Orange Don Bosco, riposerà lo Strada. E noi siamo arrivati in conclusione di questa 18ª puntata dalla concessionaria Cardelli di Città di Castello, che ovviamente ringraziamo ancora per l'ospitalità. Un in bocca al lupo, lo rinnovo molto volentieri, a Cristiano Galletti e alla sua Pietralunghese. Crepi il lupo. Salutami Andrea Bricca. Sicuramente. E speriamo che non si sia fatto niente. Speriamo. Grazie a Cristiano, una presenza sempre molto gradita. Un ringraziamento va anche a Lorenzo Duri alla telecamera, ovviamente Alessio Romanelli. Grazie a tutti voi, alla prossima. E con Valtiberina Calcio l'appuntamento appunto a settimana prossima.